Perdita gas a via Umberto Fracchi. È intervenuta immediatamente una squadra di pronto intervento dell'Italgas. Chi vi ha segnalato questa perdita? Questa oggi è la municipale. Sì. Ce l'abbiamo anche noi come Severin. Sì, sì, quindi si sente, in effetti un po' di bussa. Sì, da là sotto. Ce l'abbiamo anche noi come ricerca. Sì. Quindi adesso cosa fate? Sostituite il tubo? O dovete... Allarghiamo e dobbiamo intervenire sulla conduttura. Ma chiudete il gas nella zona adesso? No, solo questa parte. Quindi solo questa. Ah, il allaccio loro che c'ha sto problema? Sì. Quindi palazzo al numero 13. Quanto ci potrà volere a sistemarlo? Tutto il pomeriggio? Sì. Va bene, buon lavoro, eh? Grazie. Grazie. Da pure, eh? Quindi oltre a quella lì. Oltre a quella lì c'è questa e un'altra qua sopra. Quindi tre fughe in tutte praticamente. Siamo contenti. Ma infatti ci dicevano delle signore che poco prima di me dell'una se la puzza di gas era arrivata a via Bracco. Sì, perché un pochettino di gas in aria è andato. Cioè, andato. Il vento la porta, ma non è che... Certo. Poi con questi macchinari che ci permettono di lavorare senza presenza di gas, cioè, certo. Allora, buon lavoro. Grazie, molto gentile. Prego. Italgas prosegue le verifiche anche al centro di via Renato Cucini. Si vede, non c'è nessuna cartellonistica che segnala il problema all'inizio di via Bracco su via Nicodemo. Scoprono che qui non si passa e sono costretti ad andare contromano. Vuole dare un commento? Lo dia. Dice incommentabile. È incommentabile. Abbiamo interrogato i vigili urbani, dice che non hanno le transenne da mettere là in fondo. Ah, ecco. Incredibile. Ci mettono un uomo. Problemi chiaramente per il traffico in questo sabato pomeriggio. Nessuno si è messo lì nei rischi a dire guardate non imboccate questa strada perché bravamente si è anche pisato. Signora, è quello che noi gli scriveremo in calcio al video, lo trova in rete su TG Roma d'Alempio o su Facebook. E glielo dica.
secole vanno a finire in un cul-de-sac tutte. Ecco, ancora ore 6 continuano ad arrivare macchine che si bloccano in cima a via Bracco. Il traffico è chiaramente alla paralisi e tutto in fila. Está ligado.